Maestro Cicozzi, un altro progetto molto importante in Albania, si vola a Tirana con un'esposizione che riguarderà uno dei musei in assoluto più importanti. Sì, dal 12 al 20, forse con una proroga, visto il numero delle opere, si parla di 110 e più opere, anche di grandi dimensioni, al Museo Nazionale di Storia Albanese, su Skanderbeg Square, quindi un importante evento, insomma, a carattere internazionale, dove saranno presenti, oltre ad artisti, anche le maggiori istituzioni albanesi, anche italiane. Tutto voluto dal professor Gazmend Leka, artista internazionale, attuale rettore dell'Università di Tirana, il quale già mi ha fatto intendere di voler attuare anche altre collaborazioni artistiche con l'Italia. Quindi mi farò un po' da traghettatore della nostra cultura con i nostri dirimpettai, insomma. Lei parlava di un numero di opere imponente che sarà portato, ci sono le opere, diciamo, quelle alle quali è più affezionato, altre opere, insomma, tante, tante opere di cui potrà godere il pubblico. Sì, non solo a Tirana, che in questo periodo comunque è una città più attiva del solito. Tirana è una città attivissima sia dal punto di vista business che turistico, ma poi il discorso si è allargato ulteriormente perché mi sposterò nel mese di luglio ed agosto alla Galleria d'Arte di Valona, quindi diciamo una località più turistica, per poi tornare nuovamente a Tirana al COD Ministria, che sarebbe l'attuale residenza e uffici del primo ministro Edi Rama. Quindi sarà un'estate molto impegnativa. In Italia c'è qualcosa in programma? Spero di fare in tempo per portare qualcosa qui alla Perdonanza, alla quale naturalmente da Aquilano sono molto legato, e poi subito dovrei ripartire per Londra con altri impegni altrettanto importanti, insomma. Ecco, negli ultimi anni c'è stata un'ascesa, lei è stato notato e da lì sono iniziate una serie di collaborazioni molto ma molto importanti. Eh sì, proprio stamattina parlavo con Adrian Cheng, che è un parte plurimiliardario, erede del plurimiliardario Cheng, che mi vuole anche lui a Londra in una sua galleria in collaborazione con Sotheby's e Christie's. Quindi vediamo un po' che si può fare. Naturalmente c'è un certo timore quando si sentono questi nomi altisonanti, però se non ci provi, Bisogna misurarsi anche con misurarsi per questo. crescere anche naturalmente.